Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, 1-4. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». La parola di oggi parte da una delle scene più sconfortanti dell'intero Vangelo. Pietro che torna a pescare, seguito da alcuni degli apostoli. «Torno a pescare». L'ultima volta era accaduto 3 anni prima, sullo stesso lago, vicino a casa sua, a Cafarnao. Era stata una pesca che aveva cambiato la sua vita, ma ora è tutto finito. In rabbia è morto, tutto chiuso. Come in Tommaso, anche in questa scena vediamo stanchezza e fragilità, disillusione e rabbia. Ancora una volta ci troviamo nello sconforto degli apostoli che hanno creduto senza risultato, che hanno misurato la propria piccolezza sotto la croce. L'iniziativa di Pietro e degli altri discepoli è un'iniziativa senza risultati. È lì, all'ombra del loro fallimento, che Gesù però li aspetta e li provoca: «Riprendete il largo». Immaginiamo solo il silenzio degli apostoli, la tensione che cresce, parole già sentite tanti anni prima. Accadde e accade nuovamente. La rete è piena di pesci, si rompe, si fa fatica a tirarla su. Allora lo riconoscono e gridano allo stupore: «È il Signore». Il Signore non è riconosciuto da subito, ma è da subito ascoltato. Questo Vangelo sembra ricordarci la fonte della nostra fede, la sua parola. Se ascoltiamo la sua parola, lui parola, allora getteremo le reti dalla parte destra della barca e ritorneremo capaci di pescare. Allora, se ascoltiamo la sua parola, lui dimorerà in noi come seme gettato nel terreno buono, e noi dimoreremo in lui perché grazie al suo dimorare in noi il seme risorgerà a vita nuova portando molto frutto. Ogni iniziativa apostolica, ogni oratorio ben organizzato, ogni realtà ecclesiale ben pensata è nulla se non c'è la sua parola, se si basa, se si forma su questa parola. Se quanto viviamo e facciamo non scaturisce dalla comunione con il Signore, ogni iniziativa rimane nulla e non porta nulla. Muore, ma non come seme caduto in terra che germoglia e porta frutto, ma come seme che marcisce. Ogni iniziativa, anche bella, nella quale siamo esperti, come lo erano i discepoli nella pesca, pur con la compagnia del Papa Pietro, se non nasce dall'amore, si riduce solo a cenere e a nulla. Grazie per aver meditato insieme questa settimana. Vangelo Daily si trova su tutte le piattaforme podcast. Che Dio vi benedica. A lunedì.